Reinventare l'istruzione. Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation. Al World Innovation Summit for Education a Doha ci sono sempre due argomenti in cima all'agenda e quest'anno non fa eccezione. Incontriamo gli ultimi due progetti premiati con il WISE Award. Sono stati selezionati per il valore del lavoro svolto. Alcuni studi mostrano che gli studenti in Qatar perdono presto interesse per le materie scientifiche alle scuole superiori e questo si ripercuote sugli studi accademici. In questo laboratorio gli studenti sono incoraggiati a prendere invece in considerazione futuri studi nelle materie scientifiche come scienze, tecnologia, ingegneria, matematica. Scopriamo insieme come. I ricercatori del progetto Al-Bayrak si stanno preparando per le lezioni di scienze che terranno in alcuni istituti scolastici del Qatar. Li abbiamo seguiti fin dalle prime tappe del lavoro per scoprire i loro differenti approcci. In questa scuola per soli studenti maschi, un ingegnere sta cercando di innovare i tradizionali metodi di insegnamento per aiutare gli studenti a migliorare le proprie conoscenze nelle materie scientifiche. Il Qatar è un paese ricco, gli studenti vivono nel lusso. Vogliamo capiscano che è molto importante riuscire ad ottenere una laurea nelle materie scientifiche invece di attingere alle competenze di chi viene dall'estero. Vogliamo che le conoscenze crescano a livello locale con livelli di istruzione superiore. Scopro i materiali è un percorso che fa parte del progetto a cui partecipano questi studenti. Si addentrano in nuove discipline, analizzano le caratteristiche dei materiali. Ho imparato da questo esperimento che possiamo comporre e ottenere materiali solubili per rimpiazzare quelli non solubili che utilizziamo a casa. Questo può risolvere molti problemi. Il progetto Al-Bayrak è stato lanciato nel 2007 come parte del piano strategico di sviluppo del Qatar che punta a promuovere l'innovazione e un'economia basata sulle conoscenze. Vi partecipano le università del Qatar. Il progetto si compone di fasi diverse che puntano a rendere interessanti le materie tecniche e scientifiche agli occhi degli studenti. Al-Bayrak è un programma articolato. Gli studenti partecipano a diverse fasi, dai workshop pratici agli esperimenti, fino alle competizioni che puntano a motivare gli studenti. Presentano i propri progetti e prodotti e usano i social media per diffondere le conoscenze. Il Centro per le Università del Qatar fornisce i materiali e con l'aiuto dei suoi professori gli studenti hanno un'opportunità di fare esperienza con la ricerca. In questo laboratorio si cimentano in discipline diverse dai percorsi di apprendimento tradizionali. Per attirare gli studenti cerchiamo delle modalità semplici per spiegare cosa facciamo qui, cosa significa fare ricerca. Nel caso dell'ingegneria ambientale ho deciso di utilizzare i rifiuti per creare il cemento e nell'ambito dell'ingegneria civile gli ho spiegato come realizzare i mattoni. Così utilizzeranno le nozioni della costruzione sfruttando i rifiuti. E mentre imparano, si divertono. Il progetto ha un approccio interdisciplinare alle materie scientifiche e non tralascia lo sport. Attraverso workshop ed opportunità di apprendimento durante tutto l'anno, si sviluppa fino a concludersi con diverse competizioni valutate da una giuria di esperti. Ho imparato dal workshop, sono un ricercatore, come si svolge la vita universitaria e come sarà la ricerca fatta al fianco dei professori. Ho scoperto nuove scienze e titoli di studio universitari che mi hanno fatto cambiare idea su quale sarà il mio percorso di studi. Il progetto ha coinvolto finora oltre 3.000 giovani, ma intende estendersi a tutte le scuole pubbliche in Qatar per moltiplicare le eccellenze nelle materie scientifiche. Per molti bambini non udenti, lo sviluppo del linguaggio può diventare difficile. Se i genitori o gli insegnanti non sanno usare il linguaggio dei segni o mancano i materiali necessari all'apprendimento, questo può causare analfabetismo ed esclusione sociale. Un progetto in Argentina ha cercato una soluzione a questo problema, proponendo un libro molto innovativo. Mi
Melanie ha una deficienza uditiva ed è l'unica in famiglia. Fin da piccola era innamorata dei libri, anche quando ancora non sapeva leggere. Quando ero piccola mi piaceva molto guardarli e provare ad imparare attraverso le figure. Oltre il 90% dei bambini non udenti hanno parenti che non hanno lo stesso problema e insegnanti che non comunicano con loro nel modo dovuto. Questo causa difficoltà cognitive di linguaggio che producono inevitabili limiti nell'apprendimento, causa poi di abbandono scolastico. Questo per fortuna non è stato per Melanie. Ha frequentato una delle poche scuole in Argentina che rispetta il modello educativo bilingue, il linguaggio dei segni argentino associato a quello spagnolo. Ha scoperto i videolibri, diventando la prima bambina a raccontare storie nel linguaggio dei segni, a bambini come lei. Entonces, Federico se acercó, dijo, miau. Quando mi hanno convocato per registrare i videolibri a Canales, non sapevo di cosa si trattasse, pensavo fosse una sciocchezza, ma era importante si diffondesse tra i bambini. Ho sentito che era troppo per me, ero spaventata ed imbarazzata. Questo progetto creato dall'Associazione Canales incoraggia l'uso del linguaggio dei segni attraverso la lettura, promuove l'amore per la lettura, crea una relazione tra bambini e adulti non udenti e fornisce agli insegnanti uno strumento educativo molto utile per promuovere l'apprendimento. È una forma di insegnamento per i bambini, possono imparare il linguaggio dei segni argentino, così quando crescono possono migliorare la propria capacità espressiva. I videolibri sono raccontati anche da una voce narrante, quindi possono essere condivisi dai bambini non udenti insieme al resto della famiglia, per evitare l'isolamento e la difficoltà di comunicazione in ambienti familiari misti. A casa, qualche volta comunico con i miei genitori con il linguaggio dei segni o leggendo le labbra. Cerco di insegnare loro il linguaggio dei segni, ma è molto difficile. Capita che durante gli incontri comincino a parlare, ma non riesco a seguire quello che dicono. E ne soffro perché mi sento isolata nella comunicazione. I videolibri sono creati da una specialista di udito e sordità. Abbiamo capito che non rappresentava una necessità solo per i bambini, anche per i giovani che non hanno avuto esperienze di letture da piccoli. Abbiamo quindi cercato storie che fossero adatte alla loro età. Non potevamo certo proporgli Cappuccetto Rosso. I videolibri sono cresciuti proprio come Melanie. Quest'anno hanno lanciato 11 nuove storie per adolescenti, oltre alla collezione per i bambini, e intendono continuare ad espandere l'offerta. Il videolibro ha fatto da ponte. Ho cominciato a mettere insieme il linguaggio argentino dei segni e il testo spagnolo ed ora leggo di più. Melanie ha compiuto 17 anni e frequenta ora una scuola mista per studenti affetti da deficienza uditiva e non. Questa è l'ultima puntata sui Wise Award di quest'anno. Spero che i progetti che vi abbiamo presentato vi abbiano appassionato. Fatecelo sapere attraverso i nostri social media. Learning World, in associazione con Wise, un'iniziativa di Qatar Foundation.